Il Movimento 5 Stelle ha depositato la propria lista di candidati per le elezioni amministrative, fissate tra meno di un mese. La rosa dei 27 candidati presentati questa mattina nel comitato in via Santa Margherita 2 rappresenta una selezione variegata, frutto di un lungo lavoro, spiega la capolista Chiara Bartalini. Questa è una lista eterogenea fatta da 27 persone che hanno varie provenienze, provengono da vari settori del mondo del lavoro, per cui abbiamo liberi professionisti, abbiamo persone che fanno il commerciale, abbiamo anche una casalinga caregiver, quindi in modo da toccare tutte quelle che sono le realtà della città e le abbiamo ricondensate nel nostro programma. Tra le proposte condivise una movida dialogante con i negozi del centro, l'attenzione al lavoro, il sostegno alle fasce più deboli, la tutela dell'acqua come bene comune e la promozione di un'edilizia consapevole. La lista che sosterrà la candidata del PD rappresenta uno degli esempi riusciti dell'accordo raggiunto tra Dem e 5 Stelle in alcune città italiane. Un'apertura al dialogo con l'obiettivo di fronteggiare l'avanzata delle destre. Una scelta che nei mesi scorsi aveva generato un terremoto politico tra i grillini della prima ora. A sigillare l'intesa tra i due partiti è stata la stessa candidata sindaca Ilaria Bugetti. Sul tema dell'accordo e sulle nuove possibilità che si aprono è intervenuto anche il coordinatore provinciale Carmine Maioriello, che dice: non rinunciamo alle nostre battaglie, abbiamo semplicemente cambiato approccio.